si è svolta nella prima settimana di agosto e che ha permesso a Fondazione Ente dello Spettacolo di incontrare il sistema Lago di Como con tutte le realtà che lo sostengono. Inviterei per l'introduzione a questo incontro il Presidente del Consiglio regionale di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, grazie per essere venuto con noi, grazie. Ecco, Regione Lombardia ha un'attenzione particolare al mondo del cinema, al mondo della produzione, considera il cinema molto importante nel sistema culturale e grazie anche alla sua testimonianza, alla sua presenza qui, dichiara di voler sostenere i territori, in particolare il Lago di Como, a proposito di questa vocazione turistica che col cinema si può realizzare. Ecco, perché si è preso l'incomodo? Venezia è bellissima, però conosciamo la sua agenda di essere qui oggi. Perché questo impegno? Beh, innanzitutto grazie a lei, Damiani, per la splendida occasione che riserva oggi a un territorio che ha certamente, nei tanti territori lombardi, una predisposizione naturale ad essere teatro di riprese, teatro di cinema. E quindi non poteva per me esserci occasione migliore per provare a portare un'ulteriore testimonianza di quelle opportunità che questo territorio può offrire. Lo dico da Presidente del Consiglio regionale, con una rinnovata capacità, credo, della nostra regione, figlia probabilmente anche di una mutazione economica della regione stessa e certamente di una mutazione economica del Lago di Como, che ha, come dire, vissuto probabilmente quella pancia molto piena negli anni della seta, negli anni della metallurgia, negli anni in cui il turismo era, come dire, qualcosa di trascurato, se vogliamo. Ecco, questa trasformazione economica ha fatto capire di quanto invece fosse forte la vocazione turistica di una parte Lombardia, che è certamente la parte dei laghi, in cui il Lago di Como, per mille ragioni che poi probabilmente verranno descritte in maniera analitica in questo spaccato, in questa serata, è riuscita a costruirsi. E noi abbiamo il dovere di incentivare questo aspetto, e il Lago di Como in un'ottica turistica ha una grande vetrina che, attraverso le presenze di moltissimi attori che sono stati ospiti, che hanno preso casa anche sul Lago di Como, di moltissime riprese che sono state, insomma, dall'inizio, insomma, dai Promessi Sposi, insomma, di Morando Morandini, parliamo quindi dell'inizio del Novecento, è riuscito comunque ad essere in qualche modo attrattivo. E questi sono spot turistici straordinari, perché girano ovviamente in tutto il mondo e riescono anche a incuriosire gli appassionati di cinema, di andare a visitare quei luoghi che sono stati teatro di alcune scene o di alcune fiction. E devo dire che abbiamo quindi all'interno del settore turistico una grande opportunità, e oggi ci viene data, di questo ovviamente ringrazio molto, per stimolare ancora di più, da un lato la bellezza naturale e dall'altro anche le pubbliche amministrazioni, di cui Regione Lombardia deve essere in qualche modo coordinatrice per agevolare la realizzazione di fiction, di scene su un determinato territorio che si presta molto. I modi sono tantissimi, dalla velocizzazione nelle autorizzazioni burocratiche allo snellimento delle procedure, a far capire anche alle persone che vivono quei territori che, nel momento in cui hanno qualche disagio perché stanno chiudendo delle strade o stanno girando delle scene, è certamente un disagio momentaneo, ma il ritorno turistico, il ritorno economico che dà quella scena, quel momento, è nettamente superiore al disagio qualche giorno. Per cui anche culturalmente, ma devo dire che il nostro territorio, la provincia di Como in particolare, culturalmente questo salto lo ha già fatto, è già riuscito a capire quanto sia oggi un grande volano economico, e il cinema da questo punto di vista è forse lo strumento più importante come volano. E quindi grazie di questa grande occasione che ci date quest'oggi. Convenzione di Fondazione Ente dello Spettacolo, che ripetiamo come un ritornello, a un salmo, come un mantra, e che dopo la grande crisi che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando, del coronavirus, ci sarà vera ripartenza. Non se partirà il PIL, gli indicatori economici sono importanti, fondamentali, ma il PIL, l'economia non parte da sola, servono dei motivi per vivere, servono dei motivi affinché gli imprenditori rialzino la serranda, facciano girare i torni, gli albergatori alzino riaccendano le insegne. Ecco, la nostra convinzione è che il cinema e la cultura siano questo strumento per
far tornare insieme le persone, per far tornare la fiducia, per darsi una direzione di cammino, per immaginare un futuro, per aprirsi alla speranza. Ecco, l'esperienza piccola che abbiamo fatto l'Eco, il lavoro che da tanti anni con i festival fatti a Como, dicono proprio questo, ce lo testimoniano, la gente ha voglia di queste occasioni. Ecco, quindi immagino che promuovere il Lago di Como come sede di eventi, come sede di produzioni, non sia semplicemente immaginare una ricaduta economica importante, ma offrire anche un tratto caratteristico di quello che è la gente del lago, gente accogliente, gente che dal punto di vista imprenditoriale è molto abile, che presenta una vita tutto sommato abbastanza in equilibrio rispetto magari a una velocità un po' smodata che è quella delle metropoli. Ecco, c'è uno stile, lei vede uno stile del lago che si può raccontare come nota di sottofondo rispetto a un territorio, rispetto alle ricadute economiche. Ecco, cosa possiamo dire? Cosa può dire in più, oltre alle location meravigliose del lago, anche la cultura del lago a chi verrà a fare una produzione, a chi vedrà le produzioni girate dal Lago di Como? Quante storie ci sono da raccontare? Adesso ti toccate in questa domanda, che poi è anche una considerazione di due temi che sono certamente collegati, ma che meritano due approfondimenti diversi. La prima parte della sua domanda era diretta a quanto ci sia bisogno oggi, in questo momento di crisi un po' dettata insomma da una lunga coda di difficoltà economiche incentivata da questo virus che ci ha afflitto, in particolare Lombardia, da quanto sia necessario oggi stimolare le menti illuminate, di quanto ci sia bisogno di un nuovo illuminismo. È evidente a tutti che stiamo vivendo una fase di profonda e non deve essere inesorabile decadenza da molti punti di vista, valoriali, economici, istituzionali. Periodi di decadenza nella storia di questo paese, ma nella storia del mondo, ci sono sempre stati, e sono stati superati solamente attraverso la cultura, sono stati superati solamente attraverso la capacità di alcune persone più illuminate degli altri, più vogliose degli altri, portatrici più di altri di alcuni valori, di una rinascita. Ecco. E quindi, se c'è una fase in cui vi è necessità e vi è estremo bisogno di stimolare attraverso la cultura, attraverso, come dire, la parte più profonda di tutte le iniziative, da quelle cinematografiche a quelle imprenditoriali, che fanno capire il perché dobbiamo andare avanti e cercare di rinnovare questa energia positiva che i lombardi hanno nel loro DNA, ne parlava Carlo Cattaneo insomma qualche tempo fa, insomma i semi sono assolutamente molto fecondi. Però è questo, se c'è un momento è proprio questo. Se dobbiamo fare uno sforzo oggi di stimolare una nuova capacità sulle menti più illuminate, di stimolare un nuovo illuminismo, un nuovo modo di guardare al futuro dopo un periodo certamente decadente, è proprio questo. Il territorio di Como, e questa è la seconda parte, ha, come dire, una grande capacità di accoglienza, soprattutto figlia dell'ultimo periodo economico. Insomma, non è mai stato un territorio particolarmente aperto nella sua storia culturale, insomma è sempre stato un territorio abbastanza chiuso. Oggi ha capito che quella chiusura poteva solamente danneggiarli da un punto di vista di una compartecipazione economica ad una situazione comunque positiva, per mille ragioni insomma che il territorio lariano ha sempre avuto nella propria storia, e devo dire che questo si lega molto bene comunque alle peculiarità di una nuova accoglienza che è stata rinnovata sul Lago di Como. Io leggevo proprio prima di venire qua alcune considerazioni, alcune valutazioni che sono state fatte da qualche attore che è venuto sul Lago di Como, e volevo ricordare insomma 2 anni fa insomma il thriller di Netflix, che poi è diventato, come dire, ai primi posti come thriller per tutto il 2019, è stato il thriller più visto sulla piattaforma Netflix. Ecco, lì c'era questo attore Evans che sostanzialmente racconta quei 28 giorni passati su Como, e dice: io ero lì per lavorare, ma quando sono andato via ero triste, perché nell'intermezzi lavoro ho avuto l'occasione di vivere quel territorio con le sue bellezze naturali certamente, ma gastronomiche, con le sue tradizioni locali, col suo riuscire effettivamente a coniugare il futuro con un grande passato. E quindi questo credo che sia un patrimonio che noi dobbiamo in qualche modo
non solo mantenere rispetto al tema delle tradizioni, sia culinarie, sia tradizioni locali nello stile di vita, ma anche promuovere, perché è una compartecipazione molto molto forte a un nuovo atteggiamento, come dicevo prima, di accoglienza turistica che negli ultimi anni è certamente cambiato. Il sorriso è, come dire, il primo volano del turismo, perché il primo volano del turismo è comunque il ritorno che il turista ha nel momento in cui torna nella propria casa, nel proprio mondo, e racconta la propria esperienza. E quindi l'accoglienza, il sorriso è, come dire, qualcosa che va insegnato a tutti, insomma, da chi sta al bar, a chi sta al ristorante, da chi sta in albergo, da chi ovviamente compartecipa al sistema turistico di un territorio. Sì, di questo ne siamo testimoni, anche per citare l'esperienza che abbiamo fatto a Lecco. E i vari ospiti del mondo cinema che sono venuti hanno ringraziato per l'organizzazione, però dicono: noi torneremo perché il posto è meraviglioso, ma soprattutto ci siamo sentiti come a casa. Questo ce l'hanno detto proprio tutti e questo appunto lo confermo. In sintesi, poi per questioni Covid dobbiamo ruotare sul palco, non possiamo stare in molti. Un breve cenno sull'universo, una domanda anche un po' poco corretta quella che le sto per fare. Ci sono altre competenze nella giunta lombarda che possono dare risposte più precise, però appunto da presidente del consiglio regionale lombardo sicuramente può darci qualche cenno. Ci sono in sala dei produttori, c'è il presidente di Rai Cinema, Nicola Claudio, che saluto, che è anche nel consiglio di amministrazione della fondazione. Ecco, che facilitazioni, che aiuti, che linee possiamo anticipare per coloro che vorranno venire ad investire in Lombardia con le produzioni cinematografiche, in particolare sul lago di Como? Ma le agevolazioni che noi dobbiamo in qualche modo stimolare, e lo stiamo già facendo, è proprio le facilitazioni, cioè chi viene a voler investire da un punto di vista anche cinematografico sul nostro territorio non chiede contributi evidentemente, ma chiede, come dire, facilitazioni burocratiche nello svolgimento della propria attività. È proprio su questo che noi dobbiamo lavorare. Cioè, voi sapete che insomma Film Commission era nata con questo obiettivo, va rinnovata, stimolata e migliorata, e soprattutto va fatto capire attraverso, come dire, un sistema di coinvolgimento di tante piccole realtà locali. Insomma, la Lombardia è la terra dei 1500 campanili straordinari, ma che poi il più alto è a Lecco. Il più alto è a Lecco, ecco. Straordinari, ma che poi, come dire, su alcuni temi ovviamente ogni campanile ha il proprio sindaco, la propria amministrazione, quindi c'è necessità di far capire alle pubbliche amministrazioni quanto sia fondamentale, nel momento in cui ha l'occasione di avere una partecipazione cinematografica sul tuo territorio, non solo per il tuo territorio ma per quello che è il ritorno su tutto il territorio. Quindi la velocizzazione nella burocrazia, nell'adempimento delle pratiche, come dire, la possibilità effettivamente di avere risposte rapide è quello che dobbiamo stimolare più possibile, perché la vera differenza è proprio quella lì. Dopodiché tutto il resto è, come dire, innato in un territorio che si sta avvocando sempre di più all'accoglienza, alla partecipazione di chi vuole fare qualsiasi attività collegata al mondo del turismo e del cineturismo. Grazie Presidente. Grazie a lei. Grazie. Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Invito sul palco ora Veronica Airoldi, che è sindaco di una delle città della Lombardia ed è vicepresidente Erba, sindaco di Erba, cittadina di 20.000 abitanti? 16.000 abitanti, a metà strada tra... Devi usare l'altro microfono, quello da sanificare, lo prendiamo intanto. È una cittadina bellissima, a metà strada proprio tra Lecco e Como, al centro del Triangolo Lariano. E la dottoressa Airoldi è anche vicepresidente di Lario Fiere. Lario Fiere sostiene il progetto appunto di valorizzazione cinematografica, ma lei come sindaco di Erba sta curando anche un progetto molto importante tra Como e Lecco, un progetto per la valorizzazione di quello che sta intorno al cinema e al teatro. Stiamo parlando in particolare delle scenografie. Ci racconti, sindaco? In realtà questo è un progetto che è stato presentato anche dalla Rio Fiere, quindi diciamo insieme. In questo ho un duplice ruolo. Di cui lei fa ottima questo. Sintesi. Ed è un progetto nato in collaborazione con Ezio Frigerio, scenografo che è noto in tutto il mondo, che ha lavorato per i maggiori registi teatrali del mondo, è stato
un punto di riferimento per il Piccolo Teatro di Milano, e sua moglie Franca Squarciapino, che è vincitrice del premio Oscar. E l'idea è nata proprio di utilizzare quella che è l'ex casa comunale, che al momento è in disuso, è una villa della fine del 1800, e di darle una nuova vita attraverso la creazione di un museo, quindi con delle opere d'arte, ma non solo, anche un percorso che ripercorre proprio quelle che sono le tappe principali dell'attività di Ezio Frigerio e di Franca Squarciapino. La cosa assolutamente innovativa rispetto a questo museo, che non avrà l'impostazione di un museo, perché non è questa l'intenzione di musei, ce ne sono tanti in città molto più importanti di Erba, ma sarà un museo impostato come se fosse un palcoscenico teatrale. C'è un teatro bellissimo all'aperto, il Licinium a Erba, sì, che è favoloso. Sì, mi sento anche personalmente coinvolta in questo teatro all'aperto, perché era stato costruito da mio nonno all'inizio del 1900 insieme a suo fratello, ed è uno dei pochi teatri all'aperto in Italia. Sì, è Taormina, bellissimo. Bello, sì, come Taormina. Ed è sulla collina, la villa di cui parliamo è proprio alle pendici di questa collina, accanto al monumento dei caduti di Terragne, quindi è, diciamo, proprio una sorta di collina della cultura, io la vedo così. In quanto ritengo che il mondo potrà essere salvato solamente dalla cultura, solamente dal fatto di imparare ad apprezzare quello che è bello, imparare a considerare le diverse forme di arte. Il cinema è una forma di arte molto importante, il teatro anche, e quindi in questa mia visione sono stata fortemente aiutata da Ezio Frigerio, che ha creduto fortemente in questo progetto. Proprio in questi giorni stiamo definendo quelli che saranno le caratteristiche del museo, e devo dire la verità, sono molto emozionata, molto eccitata, e io credo che nel giro di un paio d'anni riusciremo veramente a dare questa sede unica, questo museo unico, che è visto come non semplicemente un museo così, ma un posto da vivere anche per i più giovani, per quelli che magari non hanno un'esatta percezione di che cosa vuol dire il teatro, che cosa vuol dire il cinema, che cosa vuol dire l'arte, e che lì la potranno vivere in un modo completamente diverso. È un progetto sicuramente interessante, però signor Sindaco, mi lasci dire, appunto, Erba, una delle tante città della Lombardia, però quanta ricchezza, un territorio anche solo per restare nell'area del lago davvero estremamente ricco. Voi avete, vabbè, la cornice del lago di Como tutto intorno, ma laghi sopra, il lago di Segrino, sotto il lago di Annone, avete, sì, appunto Terragni, maestro del razionalismo, che ha appunto una villa, avete anche, se non ricordo male, una parte archeologica interessante, il Buco del Piombo, con degli insediamenti antichissimi. Davvero un territorio unico, con possibilità enorme di racconto, oltre alla ricerca che state facendo voi in campo cinematografico. Sì, tra le altre cose, Erba ha una peculiarità, perché è veramente a metà tra i due centri principali, che sono, e Bellagio anche, sì, con Bellagio alle spalle, Como e Lecco, e quindi la Rio Fiere è in realtà un ente partecipato tanto dalla provincia di Lecco, dalla Camera di Commercio di Como Lecco, dal Comune di Erba, ed è effettivamente un centro importante. Nel secolo scorso era un centro turistico rinomato, moltissimi erano i milanesi che venivano. Erba dista da Milano 40 minuti di macchina. 40 minuti di macchina, assolutamente. Se il treno delle Ferrovie Nord fosse un po' più rapido, riusciremmo ad avere anche dei collegamenti. Sono di competenze di Regione Lombardia, possiamo. Assolutamente, però è un territorio comunque affascinante, perché ci sono tante cose e tanti collegamenti in realtà tra i comuni vicini. Esistono dei collegamenti non solamente fisici, ma anche culturali importanti. Il progetto che noi abbiamo portato avanti con la Rio Fiere aveva proprio questo obiettivo, cioè, anziché vivere ognuno la propria municipalità, il proprio territorio come qualche cosa di gelosamente chiuso, invece abbiamo provato a mettere in realtà a sistema
tanti progetti diversi, e questo ha avuto una importanza fondamentale per permetterci di avere un finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, ma anche secondo me di dare una indicazione diversa rispetto a quello che è l'approccio a un territorio, non il municipio ma il territorio nella sua globalità. Il Lago di Como d'altra parte si presta molto facilmente ad un approccio di questo tipo. Mi consente ancora una domanda, lei è vicepresidente Ilario Fiere, se brevemente ci tratteggia questa esperienza unica che sta appunto tra Lecco e Como a servizio di tutto questo territorio e dell'attenzione che come Ilario Fiere volete avere proprio a proposito del mondo del cinema, dell'attrattività di questi territori a proposito del cinema. È abbastanza unico che un ente espositivo si preoccupi di essere esposto. Io credo che sia in realtà questo un cambio di mentalità, un cambio di approccio. Quando io sono diventata sindaco ho cercato di dare rispetto a quelle che erano un po' le impostazioni tradizionali dei comuni un'idea nuova. L'idea nuova era lavoriamo come sistema. Ilario Fiere rappresenta proprio questo. Ilario Fiere che è partecipato, ripeto, da le due province che una volta erano una provincia sola e che hanno in realtà tantissimi elementi ancora in comune, una base culturale, una base sociale molto molto vicina, si muove lungo questa direttrice. Il mondo del cinema inteso come cultura, come forma di promozione turistica, come forma di promozione di un territorio, si presta a sua volta e quindi diventa una sfida affascinante, ma anche una sfida estremamente positiva, propositiva, e io credo che sia anche una sfida che potremmo vincere sia come ente turistico, come ente fieristico, sia come territorio, sia come cittadini di questo territorio che si vuole veramente aprire all'esterno in modo positivo e propositivo. Grazie. Al sindaco di Erba, vicepresidente Ilario Fiere, Veronica Iroldi. Grazie. Invito ora Andrea Camesasca a raggiungermi sul palco, curatore di un progetto dal nome bellissimo, Le Stelle del Lago di Como. Dottor Camesasca è vicepresidente anche di Federalberghi di Como e già nella giunta della Camera di Commercio di Como, quindi rispetto ai discorsi che abbiamo anticipato è molto partecipe e molto attivo. Ecco, ci presenti questo progetto di cui lei è curatore, Le Stelle del Lago di Como. Buonasera a tutti, grazie, Venezia è bellissima, però non dimenticatevi di venire sul Lago di Como. Quindi. Ma noi diciamo sempre che se Venezia avesse un lago a forma di Y rovesciata sarebbe una piccola Como. Venezia è bellissima. Guardi, il progetto è nato proprio dalla passione e dall'amore che abbiamo nei territori. Quindi ero membro di giunta con la delega al turismo e mi accorsi del grande potenziale della forza del Lago di Como e di quello che il Lago di Como ha catalizzato negli anni. Analizzavo anche prima, non c'è un attore che non sia venuto sul Lago di Como, che non abbia girato un film, un corto. E da lì iniziò l'idea di creare una guida, non per cinefili, ma una guida che potesse raccontare a tutti, perché c'è il cinema per gli esperti, c'è il cinema di tutti, quindi eccola qui. Cineturismo è riuscire a raccontare anche quello che non si vede grazie allo schermo, e da quell'idea dissi inventiamo il cineturismo. L'amico Michelangelo Messina dell'Ischia Film Festival mi chiamò e mi disse: Andrea, va bene che l'Italia è il paese del bluff, però l'ho già inventato io il cineturismo. Va bene, vengo ospite. A tanti padri il cineturismo. Vengo ospite a Ischia. E a Ischia ho capito la forza del nostro territorio. Abbiamo creato un corto, si chiama Star Lake, potete andare a vederlo. Dove lo possono vedere? Su YouTube. Star Lake. E presentarlo all'Ischia Film Festival, al Castello Aragonese, i 100 e rotti film girati sul Lago di Como, con artisti davanti a premi Oscar, portare un corto girato dai fratelli Lumière sul Lago di Como, è capire che
il nostro territorio è un territorio eletto per il cineturismo. Non solo il Lago di Como, l'Italia, come diceva il Presidente Fermi, condivido, servirebbe snellire quel processo di burocrazia, Film Locator, Film Commission, la commissione, l'ufficio unico, ci abbiamo provato sul Lago di Como, lo sportello unico, però il cinema è un grande promotore delle destinazioni. Nacque tutto, poi incontrai una persona importante come Pietro Berra, che è uno scrittore, potevo ambire di più, però insomma, Pietro è uno appassionato, sa scrivere bene, un appassionato del nostro territorio, ha raccolto i gossip, quello che è successo anche nei retroscena, quindi Don Davide deve chiedere a Pietro Berra quali sono gli aneddoti di tutto quello che è avvenuto. Nacque dal fatto che dietro casa mia girò un film Marcello Mastroianni. Quindi Marcello Mastroianni, Lea Massari, prodotto dai fratelli Taviani, musiche di Ennio Morricone, girò un film a Lausanne Fan 1974. L'Italia è un paese eletto, l'Italia è un paese fantastico, il Lago di Como ancora di più. Quindi il Lago di Como è il luogo ideale per girare i film, e i film portano i turisti. Che riscontri ha avuto già questa guida? Noi come Fondazione Ente dello Spettacolo editiamo la rivista del cinematografo, la più antica rivista di cinema, di critica cinematografica in Italia, 92 anni, anche noi abbiamo cominciato ogni mese a raccontare, appunto, fare un viaggio nell'Italia del cinema e a dare voce alle esperienze appunto di cineturismo. Ha già qualche esito, appunto, lei dall'osservatorio di Federalberghi può appunto avere un termometro con il rilevamento istantaneo della temperatura. Questo progetto sta già dando frutti? Ma guardi, questo è il primo progetto di applicazione del cineturismo. Io ricordo la borsa del cineturismo appunto ad Ischia, Basilicata Coast to Coast, le evoluzioni del modello di Ragusa, la casa di Montalbano, e questo modello noi come l'abbiamo applicato? Quindi ogni location, quello che è avvenuto, il gossip, perché bisogna raccontare le curiosità, bisogna raccontare il retroscena, questa è la vera applicazione del cineturismo. Quali sono stati i riscontri? Uno, la pubblicazione del volume 2. Secondo, abbiamo stimolato Regione Lombardia a creare una prima guida, si chiama Lombardia Superstar, e poi i flussi, perché io ricordo che il Lago di Como arriva a 2.200.000 presenze nel 2012-2013. Il Lago di Como pre-Covid, e parlo solo della provincia di Como perché purtroppo le camere di commercio fino all'anno scorso erano divise, quindi l'indicazione anche dei dati e la contezza dei dati, il Lago di Como nella provincia di Como riuscì ad arrivare a oltre 3 milioni, e questo bon gré, mal gré, portato dalla curiosità di chi ci vive, Clooney, Tom Cruise che è arrivato un po' scapito dalla cultura recondita e famosa, insomma, dalla storia di Como. Però il cineturismo applicato bene, favorendo le produzioni e stimolando il racconto di quello che avviene, è un grandissimo canale. Serve oggi una regia nazionale. Prossimo progetto? Ma mi volevo fidanzare, però non penso. Quello magari poi ce lo racconta davanti a un caffè. Ma il prossimo progetto, il Lago di Como, la Camera di Commercio insieme alla Rio Fiere, che è un ottimo perno, un'ottima leva nell'applicazione di tutte queste attività, ha inserito nell'attività, anche stimolato da Federalberghi, che rappresento e porto i saluti al Presidente, ha iniziato un'attività precisa e puntuale sul cineturismo. Quindi oggi Venezia, sarà Ischia, sarà la raccolta ancora precisa e puntuale, abbiamo bisogno di una cartina, avevamo fatto i totem, il cineturismo come un modello virtuale di promozione dei nostri territori. Questo perché le buone prassi sono un esempio, e sul Lago di Como siamo stati i primi, ma vogliamo continuare a promuovere il nostro territorio grazie a tutti gli artisti che sono venuti. Fatemi la cortesia, non abbiamo abbastanza guide, però se ci lasciate un indirizzo, una mail,
guardate a Silvio Oldani, che è il direttore, saluto, sempre presente, guardate gli artisti che sono venuti sul Lago di Como. E queste delle produzioni maggiori, perché il cinema non è solo produzioni maggiori, poi vi racconterà Pietro Berra di tutto quello che avviene, tutto quello che è avvenuto, ma sono le produzioni minori. A casa mia hanno girato un corto prodotto da Beh, ma a questo punto ci deve dire dove abita, visto che... No, glielo dico perché sennò è pubblicità, poi il Presidente del Consiglio mi redarguisce. No, io sono in un... Abito Merone, un paese famosissimo per il cemento, non per il turismo, però con la mia famiglia stiamo creando un modello nuovo e innovativo. È venuta questa produzione, tra l'altro c'è un artista che ha lavorato con Turturro, per creare 4 puntate su Amazon Prime, le vedrete. E pensate una cosa, io ho ispirato il corto, quindi la mia vita ha ispirato il corto. Questo perché? Perché è un territorio eletto. È un territorio eterogeneo, un territorio che ha acqua, un territorio che ha collina, un territorio che ha spazi, il Lago di Como. E quando parlo di Lago di Como intendo Ramo Lecchese, Ramo di Como, la Brianza, l'Alto Lago. Posto unico al mondo, un luogo eletto, un luogo facile da raggiungere, è un luogo che riesce a fornire tutti quei servizi che una produzione può avere. Però dobbiamo investire movie locator, Film Commission, sportello unico. Non possiamo andare da un comune, come diceva giustamente, ringrazio il Presidente Fermi, da un comune a chiedere un permesso se superiamo il perimetro dell'Alto Comune. Servono gli sportelli unici. Grazie. Grazie, Andrea, grazie a lei. Camesana, curatore del progetto Lago di Como, il suo appello a degli interlocutori importanti in sala affinché vengano raccolto. Mentre invito a venire sul palco Pietro Berra. Appunto veniva già accennato, il Lago di Como è presente prima Filippo Arcioni, mi spiace Filippo Arcioni, chiedo scusa. Il lago è presente con questo stand curato appunto da Silvio Oldani. Presidente Arcioni, dottor Arcioni è presidente di Villa Erba, e poi chiediamo appunto di presentare un luogo unico, simbolico per la storia che rappresenta, per l'attività che svolge. Tutti conosciamo di Villa Erba, oltre alla sede espositiva, a chi ha dato i natali, a Luchino Visconti, la parte antica di Villa Erba, poi rimodernata da una grande impresa negli anni 90. Ecco, ci racconti questo luogo, Villa Erba, la vocazione al cinema, la storia di questo luogo e quanto svolge oggi a favore del cinema, a favore dell'economia. Certo, grazie, buonasera a tutti e grazie di questa opportunità che ci viene data di parlare all'interno del nostro territorio del Lago di Como di Villa Erba, che è una delle tante ville che si affacciano in questo caso sul primo bacino. Ma la prima domanda per chi non conosce la storia di Villa Erba e i nostri luoghi è: ma cosa c'entra Villa Erba col cinema? Cosa c'entra con la famiglia Visconti? E presto detto, Villa Erba è collegata con i Visconti perché la signora Carlo Erba era la mamma di Luchino Visconti, quindi sposò la ricca borghesia industriale che cominciava ad affacciarsi nell'Ottocento, sposò una delle casate, delle dinastie più importanti della nobiltà lombarda, appunto Giuseppe Visconti. Luchino è uno dei figli di Giuseppe e di Carlo Erba e di Carla Erba. Gli Erba avevano già una proprietà bellissima, una dimora del 600 a fianco di quella che è l'attuale Villa Erba, ma questa borghesia molto intraprendente voleva visibilità, quindi non gli bastava questa villa seicentesca ma un po' discosta dal lago, voleva farsi vedere, quindi costruì all'inizio del Novecento questa villa che ospitò l'alba, i primi giorni, la gioventù di Luchino Visconti e anche il tramonto, gli ultimi anni prima della sua malattia che portò poi alla scomparsa, ospitò sia nella villa antica di famiglia sia quella più recente di Villa Erba. Villa Erba non furono mai girati i film di Luchino Visconti, ma guardando le foto di quando Villa Erba era abitata dalla famiglia Visconti e si paragonano le foto di allora con i set cinematografici del Gattopardo, della Caduta degli Dèi, di Morte a Venezia, si trovano dei riferimenti molto precisi. Qui lui quindi usò i ricordi della sua infanzia, della sua giovinezza,
per trasferirli nei set cinematografici dei suoi film. Questo è una cosa molto importante, e negli ultimi anni della sua vita Ludwig fu montato proprio nella casa Vita a fianco di Villa Erba. Cosa conserva oggi delle memorie di Luchino Visconti Villa Erba? È visitabile la parte antica? Certo, è visitabile, ci sono una parte del primo piano, è proprio Museo Visconti. Quindi ci sono anche delle testimonianze degli arredi dell'epoca, una serie di fotografie, le locandine dei film, ed è un luogo molto particolare, le sedie sono le sedie regista, e quindi per organizzare dei piccoli convegni è un luogo molto, molto adatto. Un set anche ricercato per produzioni cinematografiche? Sì, esatto. Adesso, ma di questo non voglio rubare l'intervento di Pietro Berra, ne parlerà. Negli ultimi anni ce ne sono state parecchie, basta Mr. Murder, come diceva prima Andrea Camesasca, ha occupato tutto il mese di agosto, no? Ma noi avevamo già delle prenotazioni di eventi, ma la location era così bella e interessante che addirittura per ben due volte smontarono il set per ospitare i nostri eventi e rimontarlo. Ma se posso, due parole, io non voglio promuovere Villa Erba come location dei film, ce ne sono state negli ultimi anni e proprio per è normale che bisogna aspettare ancora un po' di tempo, ma Villa Erba sta lavorando sul rafforzare la sua identità con la cultura, perché Villa Erba qualcuno lo scambia magari un albergo, no, Villa Erba è un centro internazionale di congressi, convegni e fiere. Quindi per affermare questa sua identità tramite la cultura abbiamo pensato al cinema, perché di dimore storiche che ospitano eventi, centri espositivi come quello che abbiamo noi, ce ne sono tantissimi in Italia, magari più efficienti, più belli, più grandi del nostro, ma nessuno ha questa storia. Quindi c'è questa quinta bellissima che ci ha dato il creatore, che è la quinta del Lago di Como, un parco storico altrettanto bello, ma questa storia, quindi questo legame del classico, la villa antica, e del contemporaneo, la struttura fatta dall'architetto Bellini, lo si trova solo lì. Ecco quindi che noi abbiamo voluto, dialogando con i creatori, gli ideatori dell'Lei Como Film Festival, che è una rassegna, che il fulcro di questa rassegna è il cinema del paesaggio, ed è stata nel passato itinerante nelle varie dimore del Lago di Como, e siamo riusciti a concentrarla in un'unica location che è Villa Erba. Quindi lavorando proprio sulla cultura, il cinema come fulcro e quindi questa rassegna, noi vogliamo valorizzare l'identità culturale di Villa Erba proprio per attrarre business, dobbiamo essere chiari, per il nostro centro. Quindi non è vero che con la cultura non si mangia. Noi vogliamo dimostrare che con la cultura diventa uno strumento di marketing fortissimo, fondamentale, a beneficio del nostro lavoro, del nostro business. Grazie a Presidente Filippo Arcioni, Presidente Villa Erba, sono pienamente d'accordo con questa sua affermazione, non è vero che la cultura non si mangia, se con la cultura non si mangia perché o non si ha fame o si sbaglia a servire la cultura e si sbaglia l'idea di cultura. Grazie e complimenti, grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buona continuazione. Pietro Berra, giornalista della provincia di Como, giornalista culturale, e è già stato presentato come autore, cambio microfono, autore di questo libro che adesso lei ci presenta, però adesso vogliamo sentire gli aneddoti, poi ci parliamo delle cose serie. Sì, magari possiamo anche vedere, vi distrarrà, certo. Ma prego, noi siamo belli, però potete anche ascoltarci mentre guardate. Io manderei, l'anno scorso abbiamo realizzato questo montaggio di 120 anni di cinema, perché quel Murder Mystery evocato non è un capolavoro della storia del cinema, ma cadeva 120 anni esatti dai primi due corti girati sul Lago di Como dai fratelli Lumière, e quindi c'è questo videomontaggio che vi fa vedere quello che avete sentito fino adesso. Mentre diremo, dialoghiamo, lo vediamo, esatto, alle nostre spalle. Mentre dialoghiamo lo vedete passare. Quindi appunto sono i fratelli Lumière i primi ad avvicinarsi, peraltro ora con la Cineteca di Morandini che è stata liberalizzata potete vedere i corti che erano nella sua collezione direttamente Lumière, online. Lumière, di che anni parliamo precisamente? 1898.
quindi i primi due sul lago di Como sono nel 98, ne veniva attribuito al lago di Como anche uno nel 96, però appunto ogni volta che si scrive una guida si scopre qualcosa, si vanno a fare delle ricerche, e era una gara di canottaggio, cercando edifici di canottieri ho trovato che poi in realtà era la confluenza tra l'Adda e il Po quella. Allora non c'era l'attenzione per le location, per indicarle, per creare cineturismo come c'è adesso. Però non ho risposto al tema dell'aneddoto. Allora, il tutto questo raccontare questo progetto partito 10 anni fa viene anche dal voler comunicare a tutti voi che non è solo il lago di George Clooney. Quindi succede che nel 2001 c'è un signore in motocicletta sulla statale Regina, che è la via percorsa, no, dai romani in poi per andare verso l'Europa, al quale si ferma, insomma, ha un guasto, si ferma davanti a una villa di proprietà di tali signori Heinz, che sono i re del ketchup, che lo soccorrono, lo aiutano, dice: ah, però bella questa villa, per caso la vendete? Beh, ci stavamo pensando, insomma, se offre tanto potremmo anche. A lui i soldi non mancavano, gli piace così tanto che ne compra altre tre, ora ne ha quattro. Un altro suo amico che viene sul lago di Como da quando girò un film che è chiaramente fin dal titolo un manifesto del lago di Como, C'era una volta in America, che quella è l'ultima cosa, appunto in questa nuova guida I laghi delle stelle è l'ultima cosa precisamente definita, perché anche questo C'era una volta in America, Morandini, che scrisse la prefazione della seconda di queste quattro guide che ho appunto curato, diceva che era stato il direttore della fotografia direttamente a dirgli che avevano girato una scena di C'era una volta in America sul lago di Como, ma in realtà non si trovava, perché era Venezia, poi c'era una scena sì sul mare ma era Venezia. E invece da una statua del Canova che si vede inquadrata in una festa in una villa, andando a cercare quella, stava in una villa di Bellagio. Insomma, Robert De Niro dall'86 continua a tornarci, ha cercato anche di comprare una villa da Clooney e che si è rifiutato di vendergliela, peraltro. Ma di 42 che lui ne ha. Esatto, ma molto prima, insomma, è stato giustamente citato e ampiamente Luchino Visconti, che nel farsi fare le scenografie uguali alla sua Villa Erba pretendeva quindi che non si usasse carta da parati ma seta a Cinecittà, quindi con anche un aumento dei costi non indifferente. È il lago poi degli inglesi, non è un caso che, va bene, i francesi Lumière, ma questo, come Luchino Visconti fa dire a Annie Girardot in Rocco e i suoi fratelli, che c'è questa scena a Bellagio e lei racconta a quello che diventerà suo marito Salvatori, gli dice che qui una volta venivano tanti inglesi, venivano dai tempi di Percy e Mary Shelley, insomma. E non a caso il primo regista importante che lega la sua intera vita poi al lago di Como è un certo Alfred Hitchcock. Viene nel 24 sul lago di Como, qualche volta capita che piova, non tantissimo, però voi però fidatevi di Greta Garbo, che in Grand Hotel diceva: andremo a 3:30, c'è sempre il sole e avremo un ospite Suzette. Quindi, peraltro, anche quello è un aneddoto interessante, perché in Grand Hotel, che è girato tutto a Berlino, viene citato 3:30 come appunto se, come ha detto lei prima, se Venezia avesse un lago sarebbe una piccola Como, cioè viene citata 3:30 come se parlassero di Pechino, di Parigi, in un film in cui il lago non viene mai visto ma solo evocato, appunto, eccola qui, da Greta Garbo. Hitchcock viene nel 24 a cercare una location, era aiuto regista di Grand Katz, l'avrebbe trovata ma piove sempre, quindi non riesce a girare, a lui quel paesaggio però rimane nel cuore, torna nel 25, un po' prima d'estate, prudente perché dice non si sa mai, e gira quello che è considerato il suo primo film, poi c'è stato trovato un altro almeno in parte per cui potrebbe forse essere il secondo, comunque The Pleasure Garden. Ecco, è il 1925, nel 26 è dove lì gira La luna di miele dei protagonisti, l'anno dopo gira la sua, cioè la vive la sua luna di miele sul lago di Como. L'ultima volta che è venuto era il 1972, quindi, e alloggiava sempre in quel albergo che la prima volta non riuscì a pagare, tanto era povero e squattrinato, che è Villa d'Este, quindi uno dei più rinomati. Insomma, questa giusto una panoramica veramente veloce. Ecco, non siamo qui solo per parlare di lui, però parlavamo all'inizio col presidente Fermi di uno stile dei Comaschi, dei Lecchesi. George Clooney ha detto più volte, anche su riviste, mi sembra di aver letto su Variety, diceva che lui si sente di casa sul lago di Como perché fondamentalmente, tradotto, nessuno gli rompe le scatole, lo lasciano vivere, e questa è una caratteristica un po' del lago, cioè di essere fieri delle persone che ospita ma di garantire anche uno stile di vita alle persone che vengono.
Questo assolutamente sì, tant'è che George Clooney nei primi anni cercava di fare una vita quasi normale prima che lo scoprissero tutti gli altri che lui aveva a casa lì. Cioè, finché l'hanno saputo, non quelli di Como, quelli no, che finché l'hanno saputo solo i Laghe, lui usciva, si è anche offerto di aiutare una signora a portare le sporte della spesa. Andava a fare la spesa nel negozietto. E la vecchietta paese. Gli ha detto, no, guardi che ce la faccio da sola. Poi quando è tornato a casa Clooney. Ha raccontato la storia, ha detto che questo parlava inglese e l'ha descritto. E ha detto, ma tu sei fuori. Cioè, qui, e mentre c'erano donne, per esempio una venuta dalla Danimarca con la figlia che è rimasta appostata per una settimana finché una vicina l'è andata a prendere, ha detto guardate vi porto a vedere Como, fate qualcosa d'altro, cioè ha avuto pietà di questo, insomma, questo flusso ormai continuo, infatti è cambiata molto la sua vita, però la caratteristica dei Comaschi è sicuramente quella lì. L'altra forse importante da dire di questo lago che ha conservato molto e così insomma un po' si chiude anche a cerchio, cioè il lago è, insomma, è il, qualcuno ci ha visto il pianeta Naboo, no? Il George Lucas in Star Wars, infatti nelle ultime due edizioni l'anno scorso insieme a questo filmato realizzato con e per il Lake Como Film Festival a Villa Erba, che vuole essere l'inizio anche di una mostra itinerante più ampia, avevo messo in copertina i protagonisti di Murder Mystery. Ora nella seconda edizione appena uscita il mese scorso abbiamo ripristinato una verità storica e anche un valore cinematografico ma anche di indotto. Chiedeva prima dei numeri, ecco, il Natalie Portman e Hayden Christensen, questo bacio a Villa del Balbianello, insomma, ha fatto crescere Villa del Balbianello, che è una assolutamente delle più belle del lago di Como, cresce al ritmo di oltre tra i 10 e i 20.000 in più ogni anno, è arrivata a 135.000. Grazie Pietro Berra, giornalista del quotidiano La Provincia, responsabile dell'insetto culturale, l'ordine, autore del libro I Laghi delle Stelle. Grazie. E direi di accogliere con un applauso la madrina della mostra del cinema di Venezia, la 70ª edizione, non si può ancora dire, non vi ho detto niente, però avete capito. Visitate lo stand, arrivederci e buona serata.